Ciao ragazzi, siamo i Frecciamole, siamo qui per dirvi una cosa abbastanza strana e misteriosa. Mi è appena arrivata sul telefono questa... Poi, casualmente è arrivata a Sabino, non si sa perché. Vabbè, mi è arrivato questo invito da parte di Game Night. Che, non so che cosa è, tu conosci Game Night? Sai, indovina chi muore gioca stasera. Ah, la so, è un film. Siete stati selezionati per partecipare alla Crazy Game Night. Ma che c***o? Sta scritto venite a Roma, mo proprio sta scritto. Di andare a Roma? E siccome noi siamo, come siamo noi? Tostissimi! Beh, allora dobbiamo prenotare i voli, ora. E poi tu a prenotare i voli. A Roma! Sono andata, non torniamo più. Vado a prenotare i voli adesso! Io esco l'aereo dal garage! Sarà una serata gioco memorabile. Un invito a cena con delitto. A maggio, veri rapitori. Vere pistole. È sparato! Veri pericoli. Ah! Dagli sceneggiatori di Come ammazzare il capo e vivere sono felici. Combinato. Ma porca Game Night. Indovina chi muore stasera al cinema. Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è la Game Night. Un'incredibile sfida senza esclusione di colpi tra due squadre veramente di grande livello. Si sfideranno a tre pazzeschi giochi da tavolo. Allora, alla mia sinistra ho la squadra rossa, diciamo, dello studio in rosso, che si presenterà adesso. Uno, Michele Monteleone. Due, Riccardo Torti. Tre, Michele Monteleone. Ce ne abbiamo due uguali, scusa, vai! E invece alla mia destra la squadra, diciamo, più o meno blu, dei French Mall. Ok. Allora, la prima prova è disegno. Che squadra comincia? Gli altri della squadra che lo disegnano dovranno cercare di indovinare in questo minuto che cosa sta disegnando il disegnatore. Diciamo che una volta disegno, no? Ok, guarda la sua della carta. 3, 2, 1, vai! Un cerchio, una parentesi, un pupazzo, un bicicletto, un braccio, avambraccio. No, avambraccio. No, ah, bravo, bravo! Marco, allora, hai scelto il pennarello? Dai, allora alzati, mostrami la carta e vai alla tua postazione per disegnare. Una persona, un buco nero, una vecchia, un Babbo Natale, un angioletto, il pigiama della pigiama party, un astronauta, Superman, Batman, un astronauta, Flat, tra le stelle, di là, no, un astronauta col mantello, perché il mantello? Questo ragazzi, di così, è una pasta, è finito, è stato molto bravo. Una parola facilissima, facilissima, era passeggiata nello spazio, Ragazzi, torniamo in un clima di serietà. Disegna. Magari. Vulcano. Eruzione. Lava. Fumo. Lava, fumo. Lava, eruzione vulcanica. Non pone, ma... Eruzione. È bingo! Vai. Un quadrato, una porta. Una porta, un po' me... Che cos'è un po' me? La porta! Questa vale almeno 7 punti, secondo me. Sì, facciamo la valere in top, dai, sennò. Vai, 30 secondi. Questa è una linea, questa è una linea. Bravi, però vedo che ci siete già vicini. Pepe, sale, russa. No, non riesco a è un pollo. È una calamara. Bravo, bravo Roberto. Bravo Riccardo, è un calamaro. Calamaro. È il turno di Francesco. Tieni, che cosa? Scarpe. Adesso domanda. Aspetta. No. Vai, oh! Cavallo. Cos'è? Box. No, vai. Pantaloncini da base. No, pantaloncini, non pantaloncini. No, non si va. Modaio. Modaio. Bermuda. Un occhietto. Ricapitoliamo. Allora, la squadra rossa, cioè lo studio rosso, è in vantaggio. Perché sono a 3 punti contro i 2 punti dei French Mall. Ma la sfida non è ancora finita, perché ci sono ancora 2 prove. Vai, va bene, eccoci. Pronti, via! Ah, questo è facile. Annie è l'attore famoso che abbiamo incontrato in aeroporto 8 anni fa. Il mimo. Questa volta cominciano i French Mall. Via! Fred, guardare. Vista, guardare. Occhi. Lo vedo. Vediamo. Vederci. Ok, vederci. Vederci al computer, online, chattare e messaggiare online. Dai, i polli, il bastasci su. Basta, ora, fine! È finito il tempo. Era facilissimo. Era facilissimo. E questo era il topolino che correva. Così, per questo topo più. Vogliamo dire
punto per l'impegno. Vai, vabbè. Il culo. Culo. Il culo. Camicia. Culo e culo camicia. Ma no. Scusa. Via. Cavallo. No. Bicicletta. 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 Sella. Bicicletta. Salto. Bicicletta. Mangio. No. Picnic. Mangiare con picnic in un tunnel. Passeggiare nello spazio. No. È facile. No. Grande. È il turno di Michele. Di Michele, vai. Mangiare, mangiare. Che cosa mangi? Piccolo. Mangi piccolo. Mangi con gli occhi. Mangiare con gli occhi. Mangiare cibo e imboccarsi. Pica, spuntina. Un cucchino. È impossibile. Siamo si è arreso Riccardo. Ricordiamo la parola, la frase era capitare a fagiolo. Troppo, purtroppo non avete indovinato la frase di Riccardo. Però vediamo che cosa succederà adesso. È arrivato finalmente il turno di Marco. No, e qui ci giochiamo tutto. Camminata, Hulk, gigante. Lo vai io. Passare. Passeggiare nello spazio. Fusione, coppo, concetto, il bragetto. No, ok. Passeggiare, passeggiare in alto, passeggiare dal cielo alle stelle. Cadere dalla notte sul basso. Dalle stelle alle stelle. È giunto il turno di Michele. Io tre. 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 Tre polli. Treno. Treno. Tu e no. Conoscersi. Conoscersi. Conoscere. Conoscere. Terza parola pollo. Conosci il tuo pollo? Conosco il mio pollo. Stop a te. No, dai. Ed è il mio professionista. Ma vero? Deciderà le sorti dell'universo, ovvero quale delle due squadre vincerà il tutto per tutto e tutto quanto il grande premio. Passiamo al trivia. Io vi farò delle domande con risposta multipla, quindi non ve buttate. C'è la risposta multipla. Vedrai che tra poco una penserai così. Argomento cinema. Come siete, come vi sentite con questo argomento tra il la frase che Jack scrive ossessivamente sulla macchina da scrivere in Shining cambia a seconda del paese in cui il film è stato distribuito. All work and no play makes Jack a dull boy. Il mattino ha l'oro in bocca. E in tedesco? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Arg von ist der tyrannen Fieber. Der Abfall fällt nicht weit vom Stamm. La prima è quello che avrei fatto io. Avrei pigiato, avrei detto una cosa a caso. Non ho detto una cosa a caso. Ma sì, l'hai detto a caso. Ho fatto un ragionamento dietro. La risposta esatta era la prima. You Kiss Bear interpreta il crudele tiranno Immortan Joe in Mad Max Fury Road. Questa però non è la sua prima esperienza nella saga di George Miller. L'attore infatti ha interpretato anche The Collector in Mad Max Oltre la sfera del ponte, Toe Cutter in Interceptor, Wes in Interceptor il guerriero della strada. No, mi facevi prenotare almeno sbagliare. Attenzione, si prenota Francesco. Ho ragionato in base a chi ha creato le domande. Probabilmente la prima l'ha messa la B, poi dice mica posso mettere la B, mo metto la C, così non è la stessa cosa. E mentre fai facciamo doppia A. Ancora C. La 3. Quindi la tua risposta è Wes in Interceptor? Sì, sì. Regaliamo due punti da la C è l'ultima. Ed è sbagliato. Ecco, perché era la numero 2. Ma di nuovo! In Interceptor. Quale tra questi personaggi non compare nel primo Batman diretto da Tim Burton nel 1989? Lui lo stava disegnando. La carezza magari non suona. Ecco le tre risposte: James Gordon, Jonathan Crane, Harvey Dent. La B! No, aspetta, una bugia! No, ma cambiala però! Vai sereno. Puoi cambiare. Io sono più contento per me. Sei stato bravo per Oh! Yeah!
si gioca i due punti da dare alla squadra avversaria. Superman. Bravo, la risposta era Superman. Chi tra questi nomi non ha mai partecipato all'Isola dei Famosi? Walter Nudo, Sandy Martin, Alvaro Vitali. Si prenota Francesco. E la tua risposta è? La B, Sandy Martin. Francesco, tu dici Sandy Martin. E la risposta è sbagliata. Ed è sbagliato! Alvaro Vitali. Alvaro Vitali, se ti prenotavi. Non me ci sarà di pubblicità. Non lo immaginavo in realtà l'Isola dei Famosi, non so perché. Potremmo ancora vincere? No, mai, però continuiamo lo stesso. Perché il tappo delle penne Bic è bucato? No, mi sto riscaldando nel movimento, diciamo. Per evitare il pericolo di soffocamento nel caso in cui il tappo venga accidentalmente ingerito. No, se ti rimane di traverso. Però è giusto, è A, per evitare che te ci soffochi. Allora direi che possiamo confermare che questa Crazy Game Night è stata vinta dallo Studio Rosso. E ora è il momento di consegnare il tutto a posto, sei integrato. Benissimo, chiamiamo un dottore nel frattempo che io consegno il premio. C'è un premio? C'è un premio. Sì. Io adesso vi consegno la chiave dell'auto, ma voi la dovete trovare. Posso vedere un attimo, giusto per vedere?